Ciao lettrici e lettori e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. Buona Pasqua, visto che questo video vi raggiunge appunto in una data un po' particolare e ho pensato per oggi non di saltare il video che insomma avrei programmato normalmente, ma di proporvi qualcosa di adatto ai giorni di festa, ovvero riprendo un video anche qui che avevo proposto in passato e poi un po' messo da parte, ovvero 5 libri belli e brevissimi. Questo perché magari siete in questi giorni un po' così di festa e pieni di impegni alla ricerca di qualche lettura veloce ma incisiva e vi vengo in aiuto oppure semplicemente chiacchieriamo di libri brevi appunto con lo spunto di questi 5 titoli di cui vi parlo oggi. Perché mi è tornata la voglia di fare questo tipo di video, questo format, perché ho appena concluso una lettura brevissima ma estremamente bella, di cui vi parlerò ovviamente poi nel dettaglio durante il wrap up delle letture di aprile, ma ci tenevo a nominarvela perché è stata la scintilla che ha fatto scattare di nuovo in me la voglia di parlare di libri brevi. Vi mostro la copertina qui perché l'ho letto in ebook. Si tratta di Ragazza senza prefazione di Luca Tosi, edito Terra Rossa Edizioni. Questo è un libro che mi è stato inviato super gentilmente dall'autore in vista di una presentazione a cui poi sono stata qualche giorno dopo averlo letto. Devo dire che è un libro che si divora, ma secondo me lascia il segno. Un po' tutti questi libri sono accomunati e un po' tutta questa serie è accomunata da questa idea, cioè che una lettura breve non debba per forza scivolare via, anche se magari la si è divorata nel corso della lettura e quindi nell'arco di 1, 2, 3 ore ce la siamo letta da cima a fondo, però può essere qualcosa che resta, che ci lascia degli spunti di riflessione. Per me è stato così con tutti questi titoli. Comincio appunto da Ragazza senza prefazione, racconto lungo, romanzo breve che dir si voglia perché non conta nemmeno 100 pagine, ma racconta la storia, di un protagonista. Un po' un romantico fuori dal tempo e fuori dal suo tempo, che si chiama Marcello, che si trova in una fase completamente di stallo della sua vita, ritorna a casa dopo un corso, e torna appunto a vivere con i suoi e tutto resta terribilmente sospeso. Complice anche una storia con una ragazza che lui ha fortemente idealizzato e che, è rimasta lì sospesa. Il motivo per cui dico che mi ha fatto tornare la voglia di parlare di libri brevi è che questo libro è così pieno di poesia, di piccoli dettagli, di piccoli gesti, che nonostante io lo abbia letteralmente divorato in due sessioni, un sabato sera e una domenica pomeriggio, è un libro che secondo me mi rigirerò dentro per un po', perché comunque gli spunti non solo dal punto di vista, diciamo, della vita dei quasi trentenni di oggi, ma proprio gli spunti a livello sentimentale che offre, li ho sentiti molto miei, anche se io i 27 anni li ho passati da un pezzo, ma mi ha in qualche modo veramente fatto sorridere, ma anche fatto riflettere. È un libro, credo, solo all'apparenza leggero, perché poi in realtà ha molto in sé, però mi fermo qui perché sto già partendo per la tangente parlandone. Quando avevo detto che avrei riservato la vera recensione per un altro video e quindi proseguo con il prossimo libro. Questo è l'unico che ho in cartaceo, si tratta della pelle dell'orso di Matteo Righetto. Questo è un libro che possedevo da un po', non tantissimo, ma ho letto grazie al gruppo di lettura Super i Bricchi di Eleonora, Vivere tra le righe, e non avrei potuto essere più felice che Eleonora mi fornisse l'occasione per leggerlo quando lo avevo già messo praticamente in TBR. Anche qui è un libro velocissimo da leggere, si tratta di 150 pagine, è un libro pensato credo anche per un pubblico più giovane, quindi comunque si lascia leggere anche molto facilmente. Come ho detto nella mia recensione, è un libro fatto di gesti più che di parole, è un libro ambientato in montagna e vediamo questo rapporto molto difficile tra un padre rimasto solo e un figlio che non ha mai conosciuto affetto, attenzione da parte di suo padre, e si ritrovano da soli insieme a compiere una impresa tra l'eroico e il totalmente incosciente.
e vedranno anche cambiare il loro rapporto. È un libro fatto di paesaggi, di sensazioni, di poche parole, di odori, di natura. È un ambiente che io conosco poco, quello della montagna, ma questo libro mi ha fatto veramente pensare che prima o poi è qualcosa che devo conoscere meglio, esplorare meglio e a cui dedicarmi di più perché viene raccontata in maniera così pura, appunto, anche il rapporto tra l'uomo e la natura in montagna. Matteo Righetto è uno di quegli autori del quale io non capisco perché non si parli di più, perché secondo me è strepitoso. Questo era già il secondo libro che leggevo, scritto da lui, voglio leggerne molti altri. È un autore, secondo me, con una penna straordinaria, molto asciutta, perché anche in questo caso si tratta veramente di una scrittura molto asciutta, però, come dicevo, piena di significato, di sensazioni, di sentimenti e di gesti, quindi consigliatissimo, è un libro a cui ogni tanto ripenso ancora perché c'è veramente molto tra le sue pagine, pur essendo un libricino molto piccolo. Proseguo con due titoli che ho ascoltato in audiolibro, ma sono comunque molto brevi sia da ascoltare che da leggere. Il primo è Mi sa che fuori è primavera di Concita De Gregorio. Io amo follemente la scrittura di Concita De Gregorio, amo quando lei legge i suoi audiolibri perché mi piace molto anche la sua voce. Il libro è ispirato ad una storia vera, racconta la storia di una donna che in seguito ad una crisi matrimoniale vede il marito fuggire con le sue due bambine e lui si toglierà la vita e delle bambine non si saprà più niente. Questo non è un libro che parla solo di dolore, sebbene chiaramente il dolore sia presente molto forte, molto incisivo, ma parla di rinascita e parla anche, e questo è uno degli aspetti che mi ha colpito di più, di quanto talvolta sia difficile spiegare la propria rinascita alle persone che abbiamo intorno, quanto talvolta sia difficile accettare che loro si aspettino quasi da noi che continuiamo a stare male invece che appunto vederci recuperare le energie, rinascere, ritornare a vivere. Da questo punto di vista è un libro estremamente interessante. La storia di Irina, sono sicura che è purtroppo la storia di molte donne, ma questa discesa nel suo dolore e poi questa risalita verso una nuova vita sono raccontate in pochissime pagine, ma in maniera eccezionale. Io amo la scrittura di Concita De Gregorio perché anche qui la trovo abbastanza asciutta, la trovo senza orpelli, trovo che non dica mai una parola di troppo, ma allo stesso tempo riesce ad arrivare dritta al cuore degli argomenti che vuole raccontare e riesce a descrivere i suoi personaggi veramente con un'umanità e una precisione veramente incredibili, quindi è un libro che fa male, ma che ho amato molto anche proprio per i lati positivi che racconta e che vi consiglio di recuperare. Lo trovate sicuramente su Audible. In caso appunto in questi giorni magari vogliate ascoltare qualcosa di breve ma incisivo. E vi cito anche il prossimo titolo che io ho ascoltato su Audible. Sono entrambi titoli abbastanza difficili, quindi se siete in un altro mood, ecco, forse è meglio un titolo tipo Ragazza senza prefazione. Gli altri che ho scelto sono tutti un po' titoli che vanno a scavare nei personaggi e nell'animo umano. E appunto, volevo anche citarvi nuovamente, perché ne ho parlato, insomma, già su questi schermi, La figlia unica di Guadalupe Nettel. Questo è un libro in cui ho trovato un racconto della maternità diverso da qualsiasi altra cosa avessi letto. È un libro che, al di là delle storie che racconta, racconta storie diverse di donne diverse, donne che non vogliono avere figli, donne che accettano molto più di quanto forse non erano in grado di immaginare. È più che altro anche qui una discesa molto profonda nei sentimenti delle donne, nelle loro motivazioni per avere figli, nelle loro motivazioni per non avere figli, talvolta in maniera anche qui molto dolorosa e un po' cruda, però allo stesso tempo è come se tutto questo disincanto, perché io ho trovato che fosse un libro da questo punto di vista molto coraggioso, perché racconta la maternità in maniera molto reale, cruda, dolorosa,
senza fronzoli, senza fiocchettini, però in questo modo appunto così disincantato di raccontare la maternità, di raccontare questo gesto, questo desiderio da parte di alcune donne, riesce nell'essere così crudo, così disincantato, appunto così essenziale ad arrivare proprio al centro di quei sentimenti, al centro dei sentimenti che muovono questo tipo di decisioni nelle donne. Quindi l'ho trovato, sebbene da un lato appunto abbia questo modo quasi un po' crudele di raccontare la maternità a cui penso molte di noi lettrici non erano abituate, in realtà arriva appunto proprio al cuore di alcuni argomenti che secondo me non vengono toccati quando la maternità viene raccontata in maniera più rosea. Concludo con un libro che, devo essere sincera, ho letto tantissimi anni fa e che mi era stato prestato, ma di cui ho un ricordo ancora così forte che valeva la pena, secondo me, inserirlo in questa lista. Si tratta di Io e te di Nicolò Maniti. Questo è un libro che io ho letto per farvi capire quanto sia breve e incisivo nel corso di un viaggio in treno. Non era neanche un viaggio particolarmente lungo, ma è un libro che ancora a distanza di anni mi ha lasciato tantissimo. C'è un protagonista adolescente che si chiude in cantina per evitare la settimana bianca con la scuola e in questa sua reclusione arriverà a trovarlo una persona che cambierà completamente quei giorni che lui ha deciso di passare lì. È un libro che scava molto profondamente nelle dinamiche familiari, è anche qui molto molto doloroso, però allo stesso tempo pieno veramente di quei sentimenti quasi primordiali che si provano quando si fa parte della stessa famiglia, quando si possono rimproverare le scelte altrui e non comprenderle, non condividerle, ma allo stesso tempo perdonarle e continuare ad amare profondamente quella persona nonostante quello che ha fatto. Mi dispiace di aver dato questo mood un po' un po' pesante a questi 5 libri belli e brevissimi, ma nello stilare la lista mi sono resa conto che tanti di questi libri avevano come denominatore comune il fatto di essere letture veramente brevi, ma che lasciano un segno, lasciano dei sentimenti forti, lasciano delle immagini forti dietro di sé. Quindi spero non me ne vogliate se questa selezione di 5 libri in un giorno è meno leggera di altre. Non ci ho messo in questo caso una graphic novel, spero di leggere qualcosa al più presto che sia interessante da includere in una di queste selezioni. Quindi perdonate il mood un pochino sul pesantino andante, però erano i titoli a cui in questo momento mi sentivo veramente più vicina e di cui avevo voglia di parlarvi. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi titoli, se anche a voi sono rimasti dentro. Fatemi sapere se avete altri titoli brevi da consigliarmi che a voi siano rimasti impressi. Appunto, non sempre avere poco tempo per leggere significa fare letture poco incisive o che ci restino dentro per poco tempo, insomma, anche se magari un libro si divora in 1 o 2 ore, non significa che non ci lascerà tantissimo e quindi io sono sempre alla ricerca di questo tipo di titoli. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi. Appunto, fatemi sapere se avete titoli da consigliarmi o se conoscete qualcuno di quelli che ho citato io. Vi ringrazio come sempre per il vostro tempo, i vostri commenti, tutto il vostro affetto e noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!